Oggi vi immergeremo completamente nell'episodio 102 di La Promessa, pronto a farvi vivere un'esperienza coinvolgente e carica di emozioni. Siete pronti per un'avventura nei meandri dei drammi e degli intrighi che sconvolgono il tessuto narrativo di questa incredibile storia? Ma prima di iniziare, un piccolo favore, assicuratevi di essere iscritti al nostro canale, per non perdere nemmeno un frammento di questa avvincente saga. Se non lo hai ancora fatto ti ricordo che è semplicissimo e ti basterà cliccare sulla campanellina. Gregorio ha gettato un'ombra di sospetto sul matrimonio di Pia. Ha insinuato che il matrimonio potrebbe non essere stato così altruista come sembrava, facendo emergere una domanda cruciale: qual era il vero motivo dietro questa unione? La verità è che, secondo Gregorio, dietro il velo della generosità si cela una verità più oscura. Sembrerebbe che il matrimonio sia stato motivato da un interesse personale, forse legato a un segreto nascosto o a un piano ben preciso. Tutto questo getta una luce sinistra sulla relazione tra Pia e suo marito, sollevando domande sulle loro vere intenzioni e su cosa potrebbero nascondere. Domani, Pia avrà l'opportunità di confrontarsi con Candela riguardo a questa rivelazione. Sarà il momento in cui dovrà affrontare i propri dubbi e cercare di capire se c'è davvero dell'amore nel suo matrimonio, o se c'è qualcosa di più complesso dietro le apparenze. Questo colpo di scena promette di influenzare profondamente lo sviluppo della trama, poiché i personaggi cercano di scoprire i segreti e gli obiettivi nascosti dietro le loro azioni. Non possiamo fare a meno di chiederci quale sarà il prossimo passo di Pia, alla luce di questa sconcertante rivelazione. Nel frattempo, Gianna rimane a letto, tormentata dai continui capogiri. Nonostante i suoi sforzi, non riesce ancora a tornare al lavoro. Manuel, che non può fare a meno di soffrire nel vederla in quello stato, sta per porle delle domande. Tuttavia, quando prova a farlo, Gimena reagisce inaspettatamente e lo rimprovera per il suo strano comportamento. L'aria si fa densa di curiosità e sospetto e Manuel sembra trattenere un segreto che presto potrebbe venire a galla. Nel frattempo, Catalina segue attentamente l'evolversi degli eventi e non nasconde la sua preoccupazione riguardo all'atteggiamento di Ximena. La donna sembra turbata dal fatto che Ximena stia cercando spiegazioni sulla decisione di inviare Anna dai suoi genitori. È come se questa curiosità di Ximena avesse scosso il delicato equilibrio delle cose. D'altra parte, Pia si dimostra più comprensiva nei confronti della scelta di Ximena di non far riposare Anna ha un approccio più empatico e rispettoso verso la cameriera. Tuttavia, Petra, con il suo temperamento deciso, non condivide affatto questa prospettiva e fa di tutto per scoprire la verità, dietro la decisione di Ximena. Le tensioni si infittiscono e si profila all'orizzonte una possibile escalation di conflitto tra Petra e Pia. La verità, una volta rivelata, potrebbe scatenare emozioni e conseguenze imprevedibili, gettando ulteriormente caos nell'atmosfera già tesa all'interno della storia. Maria continua ad essere estasiata dall'anello, che crede le sia stato regalato da Salvador. È convinta che il suo fidanzato abbia in mente un futuro matrimonio, e non vede l'ora di iniziare una vita insieme a lui quando tornerà. Nel frattempo, Lopez si trova in una situazione complicata e non riesce a confessare a Maria che è lui che ha nascosto l'anello nella scatola della musica. Nel frattempo, Alonso si trova a fronteggiare le avverse circostanze legate alla vendita del prestigioso palazzo di Cadice. Le difficoltà che incontra nel reperire un acquirente mettono a dura prova le sue risorse e le sue aspettative. È come se quel maestoso edificio avesse sviluppato una sua vita, rendendosi quasi inavvicinabile per chi cerca di venderlo. Tuttavia, in questo momento critico, un'inattesa proposta giunge da parte di Lorenzo. Quest'uomo che fino a poco tempo prima sembrava estraneo agli affari di famiglia, offre un prestito che potrebbe rappresentare una via d'uscita dalla difficile situazione finanziaria di Alonso e della famiglia. Ma il gesto di Lorenzo non è privo di sfumature e incertezze. Catalina, pur riconoscendo l'opportunità offerta da Lorenzo, nutre dubbi sulla sincerità dell'aiuto. L'idea di ricevere assistenza da un individuo che, fino ad ora, sembrava estraneo alla loro vita, suscita preoccupazioni e interrogativi. Cosa nasconde Lorenzo dietro questa generosa offerta? Quali potrebbero essere le sue vere intenzioni? L'evolversi di questa situazione complessa e intrigante rivela una rete di dinamiche interpersonali che potrebbero cambiare il corso della storia. Cosa accadrà quando Alonso e Catalina dovranno prendere una decisione? E come si svilupperà la misteriosa alleanza tra Lorenzo e Cruz? In un momento di profonda inquietudine, Cruz decide di coinvolgere Lorenzo in una delicata missione investigativa. Il suo obiettivo è scrutare il misterioso passato della baronessa, gettando luce su ombre oscure che potrebbero nascondere segreti impensabili. Tuttavia, questa richiesta è accompagnata da una condizione rigorosa: l'intera operazione deve essere celata al marito di Cruz ponendo un velo di segretezza che conferisce un'atmosfera di mistero e intrigo. Nel frattempo, la baronessa continua a tessere la sua tela di provocazioni, alimentando una tensione palpabile nell'aria. Ogni parola, ogni gesto sembra calcolato per mettere in difficoltà Crozze e per mettere a disagio Alonso. È come se volesse ricordare loro un passato condiviso, con dettagli intimi e segreti che emergono in modo imprevedibile. Questi ricordi di amori giovanili Ora esposti al chiaro giorno, agitano le emozioni e mettono a dura prova la stabilità delle relazioni esistenti. Ma le tensioni e gli intrighi non si esauriscono qui. Le relazioni si intrecciano in un intricato labirinto di passioni e rancori, mentre i personaggi cercano di mantenere il controllo di una situazione che sembra sfuggire di mano. Cosa accadrà quando la verità verrà a galla? Come reagiranno Cruz e Lorenzo di fronte ai segreti, sepolti nel passato della baronessa? E quali saranno le conseguenze di queste tensioni sul futuro delle loro relazioni? E della trama? Anche tra Curro e Martina sembra esserci una crescente tensione, scaturita da una partita apparentemente innocente a biliardo che li porterà a confrontarsi in modo inaspettato. Ecco, tutto ciò che abbiamo visto nell'ultimo episodio della Promessa. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi della trama. Aspettiamo di leggere i vostri commenti su questa avvincente trama. Grazie per essere con noi.